nostro Giorgio del deserto ha trovato la guardia, perché è stato costruito circa una decina di anni fa. Tutta la parte a retro, il vecchio ospedale era ancora a padiglioni, poi adesso è stata eliminata la parte padiglioni e si è fatto un monoluogo dove sono tutte concentrate per motivi anche di operatività. Insomma, ci sono delle anche se la vecchia struttura che c'è a padiglioni è sempre stata interessante, per esempio, sì, San Rosso. Cioè che sono molto distanti il buono dell'altro e allora se uno deve portare uno da l'altro di una parte all'altra è molto difficile. Molto difficile. E quello che succede è che ora le specialità hanno un uso perché tu hai troppo caro, non centralizzato. Perché non vogliono centralizzare perché è molto lontano portare, esatto, portare da malato di qua di là. Là. È molto pericoloso perché vuole. Oggi si tende a usare fare un monologo, si mette insieme tutte le sue infrastrutture per le nostre. No, il vicino deve tenere a parte. A parte. Quindi ho fatto di più a 100.000. 100.000 euro, poi finito in Costa Rica. Sì, Costa Rica, quando avremo in strada è tutto. Tutta la vita e poi è stato prescelto. Mi hanno messo lì e poi la panchina l'ho messo lì. Mi ha prestato, sì. Va a fare il vicepresidente, il primo vicepresidente, perché c'è la Repubblica Presidenziale pura, un presidente, due vicepresidenti, il primo vicepresidente, allora lui è il secondo, diciamo il decano di casa, che si deve sentire, quindi quando manca il vicepresidente, una donna, quando manca il vicepresidente, donna, arriva il vicepresidente. Quasi come il comune di Mento. Quasi come il comune di Mento è un po', diciamo, un socio. Va bene, qui di fatto c'è una, anzi ce ne sono due in giunta. Però insomma, abbiamo mantenuto fede alla legge che dice che una rappresentanza dei minimi deve essere comunque nell'esecutivo. Poi nel, diciamo, nel consiglio ce ne sono altre due che però si danno da fare e sono anche niente che più. Se sei costretto a fare il moderato adesso. Le vestigia mantovane, antiche o anche recenti, rimangano impresse in chi ci porterà bene dall'altra parte dell'oceano e si ricorda di noi al di là del suolo. Va bene. Facciamoci una stretta di mano. Allora, adesso vi spiego come è diviso questo trittico. Qui è la camera di Amore Psiche, che lei ha avuto modo di vedere il diagramma. Quest'altro adesso non lo tolgo, si chiama il mirabile orologio, che è quello che c'è, ed è uno studioso mantovano, molto abile nello scoprire diverse, va bene, piccole cose, ma quell'orologio lì è stato rifatto completamente da orologiai che sono di origine mantovana e che sono stati chiamati in tutto il mondo a mettere a posto gli orologi più famosi, tra cui Smesta, no? Sono i Gorla di Rivarolo, quanto è. E sotto invece c'è un'ulteriore, va bene, la calendula e l'aquila, un ulteriore libro che ricorda, l'aquila, la calendula, tutte le imprese che sono state sviluppate da i vari secoli, dalla loro capitaneria fino alla grande impresa di diventare praticamente marchesi e quindi sotto l'egida dell'aquila, che era del simbolo. E qui invece c'è la modernità di Mento attraverso il suo omaggio, che è quello che riguarda Mantua vista da quattro giovani, è interessante, è una sorta di rivisitazione moderna della nostra città, nella quale attraverso immagini di un certo tipo, anche riflesse, noi arriviamo ad trovare una sorta di... Grazie, Mantova Nuova. Questa per esempio è una pozzanghera, quello che è la più grande impresa per lo Juvara, che è la torre, va bene, lì che è sopra Santa Maria. Per cui ce ne sono altre, quindi è un modo nuovo di rivisitare la nostra città.
non sono capace di fare i fiocchi, eh? Lo fa, lo fa.